Andiamo sul mio angolare. Qui c'è stata la rivoluzione, c'è stata una bella rivoluzione. Allora, prima di tutto c'era un girevole che è stato asportato e basta, tolto. Allora, ho messo dei ripiani che si infilano l'uno sull'altro, appunto, qui metto i pelati, pomodori pelati e lì altre lattine varie. Questo è un cestino portapiatti che ho preso al negozio tutto 1 euro, è costato esattamente 99 centesimi e come vedete appunto mi tiene i coperchi. È una cosa comodissima, adesso non ho ancora capito se mi piace di più così o così, credo dall'altra parte perché è più comodo e tiene tutti i coperchi sostanzialmente. Nel ripiano più alto, lì dietro attrezzi vari e sminuzza verdure. Qui di solito ci sono le patate che ho finito, vabbè, aglio e snack vari, cestino degli snack. E lì lo so che è meno comodo, ma utilizzo meno spesso, appunto. E ci sono frutta secca nei vari, sempre. Oh Gesù, riesco a mostrarvelo meglio così. Dentro i cosi delle marmellate e ho messo appunto i pistacchi e semi di lino, mandorle e cose così. Ah, li ho scritti in inglese perché uno mi piace di più e poi così imparo le parole in inglese. E qui c'è un cestino che contiene tutta la pasta, così quando ne ho bisogno la prendo tutta insieme, pasta e riso dentro dei contenitori appunto con il nome pasta generico e salvo sempre i minuti. Di qua c'è il cestino delle farine, farine varie, farine di tutti i tipi, a me piace avere farine di tutti i tipi. Lì in fondo, vediamo se riesco a farmi vedere, scusate se è buio, no, lo tiro fuori. Allora, e riso grano saraceno, quinoa, sempre dentro i brattoli delle marmellate. Ho ottenuto naturalmente la preparazione e la scadenza. Ok, perché a me piacciono un sacco i cereali oltre che semplicemente la pasta semplice. Nel ripiano più basso, appunto è basso perché ci metto le cose che mi servono meno, le mollette per chiudere i cibi, le nostre tovagliette del pranzo, un vassoio, i cutter per i biscotti e là, vabbè, non si vede neanche, e un piatto per cucinare la pizza. Questa è la visione generica appunto del mio angolare. Le cose più utilizzate sono di fronte, le cose meno utilizzate naturalmente verso il fondo. E la bilancia per la pasta. Ecco, sono emozionatissima di questo lavoro che ho fatto salendo. Non so se vi ricordate il mio angolo spezie, com'era incasinato e se era un disastro. Ho buttato via tutte le cose che non utilizzavo e ho tenuto solamente le spezie che effettivamente utilizzo tutti i giorni: curry, alloro, bacche di ginepro, zenzero. E dentro questi barattolini, che comunque avevo già, li ho sciacquati e ho fatto queste bellissime etichette, che così so che cosa c'è dentro ogni barattolo e sono tutti uguali, piuttosto che avere tutte spezie in barattolini diversi che fanno solo confusione, così mi sembrano anche più allegre. Magari dopo vi metto il link di dove ho trovato le etichette. Sempre qui mi piace un sacco attaccare le cose ai ganci, appunto perché sono comode, ho i miei misurini in cup e in cucchiaini. Saliamo. Allora, liquori vari, vabbè, quelli sono per cucinare per mio marito, il mio mixer in comoda esposizione. Qui ho un cestino per il tè di tutti i giorni e
E altro cestino per tè particolari, tè matcha e vabbè, tè particolari in foglie. Qua. Nell'angolare, oh, questa qui è una cosa che proprio volevo mostrarvi. Allora, a parte che qui c'è il cestino dei condimenti di tutti i giorni, quindi sale, pepe, olio. Questo qui può essere tolto facilmente o magari con due mani e messo in tavola. E sta lì dentro nell'angolino. Lì poi c'è il barattolo del pangrattato e questa cosa qui, allora, è un piatto girevole. Naturalmente i mobili angolari, appunto come abbiamo potuto vedere, sono molto scomodi. Con questo piatto girevole ho messo dentro tutti i sali aromatizzati, affumicati, olio particolari. Tutte queste cose qui che magari sono poco utilizzate, ma se le metto infilate in questo spazio qua, dopo non le vedo più. In questo modo, bene o male, le vedo tutte girandole, sono anche facili da raggiungere. Adesso mi prendo una sedia per mostrarvi quello che c'è là sopra. Allora, attrezzi vari. Attrezzi vari, e il frullatore a immersione. La caffettiera che io utilizzo poco appunto perché non mi faccio il caffè in casa, più comoda invece è la caffettiera francese appunto per fare il caffè quello lungo. Ah, una cosa carina questa. Allora, questi sono tutti gli attrezzi vediamo se riesco a farveli vedere alla luce. Questi sono tutti gli attrezzi del mixer. Questo. Messi in un sacchetto che così quando ne ho bisogno li posso prendere tutti insieme e vedere appunto che cosa mi serve e che cosa no. Il frullatore e basta. Nel ripiano più alto, tazze che utilizziamo meno spesso, ma magari quando abbiamo voglia di un po' di colore o di qualcosa di diverso, appunto sono comunque comode. Torniamo alla base. Dopo devo mettere via. Condimenti da tutti i giorni, quelle sono le mie erbe, che belle. Allora, sempre qui sotto, continuiamo sempre con le luci che sono fondamentali. Ci sono gli attrezzi di tutti i giorni, beh, di tutti i giorni, comunque gli attrezzi più utilizzati, il colino, il levatorsolo, il pelapatate, e così sono abbastanza comodi. I biscotti, sì, lo so, si vede, sono golosi, sono finiti. Allora, qui ho messo le pentole. Allora, pentole grandi, impilate una sopra l'altra e allora io metto tutte le pentole di tipo simile, una dentro l'altra. Mia mamma, sono tipo 30 anni che cerco di spiegarglielo e ancora non l'ha capito, ma insomma, appunto, ognuno al suo, ognuno si organizza la casa come fa più comoda a sé. Questo è come organizzo io la mia casa. Allora. Qui ho messo appunto tutte le teglie da forno, impilate una sopra l'altra, quelle quadrate. E qui quelle tonde e lì i pirottini per i muffin. Sopra appunto c'è la pentola per la pasta, dentro di solito ce n'è un'altra e il colapasta direttamente dentro. Lì c'è un cestino per la cottura al vapore e la brocca per il latte. E le mie pentole appunto infilate una sull'altra, pentola a pressione. Chiudendo e risalendo il microonde e lì sopra di nuovo pentole che naturalmente utilizzo meno spesso perché sono più in alto. Allora, ci sono le pentole, teglie da forno. Un'altra teglia da forno e le pentole appunto che utilizzo di meno, quelle più grandi. Fine. Questo è come organizzo io la mia cucina. I coltelli lì a vista e comunque comodi che si mettono appunto insieme a questi qua che purtroppo non entrano là dentro, ma insomma non ho bambini, ma quando avremo bambini penso che comunque i coltelli resteranno lì. Magari metteremo uno di quei fermacassetto che vendono in giro. Ad esempio, il forno,
ha già questo fermo praticamente che se lo apro, appunto, vedete, non si apre, devo alzare e aprirlo. Questa è una cosa molto comoda, appunto, perché neanche mia mamma in realtà riesce ad aprire il mio forno. Ecco, basta. Questa è la mia cucina e io tengo molto appunto ad avere i ripiani abbastanza e il più possibile liberi, quindi fuori ci sono solamente i biscotti e vabbè, quello lo rimetto via e appunto tendenzialmente i ripiani sono abbastanza liberi e sgombri. E, mi piace comunque avere cose comode e alla mano, quindi ci sono appunto i mestoli, le presine, lo Scottex mi è fondamentale, come altrettanto le spugne e le spezie che, se mi conoscete, utilizzo abbastanza spesso, comunque diciamo tutti i giorni. Basta, questo è come organizzo io la mia cucina. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile nel vostro utilizzo di tutti i giorni, nella vostra vita di tutti i giorni. Fatemi magari sapere voi come organizzate la vostra e resto a disposizione nei commenti qui sotto. E fatemi sapere qualsiasi cosa abbiate bisogno, vedrò se riesco a darvi qualche dritta. Grazie per avermi seguito e a presto. Ciao!